L'Amatif. No, senza punto esclamativo. Buonasera! Buonasera a tutti. Buonasera a Buonasera. tutti, ragazzi. Buon pomeriggio, Buonasera. forse è meglio buon pomeriggio, lo sai? No, buonasera, No, buonasera. Non no, sono fuori. stronzo. Scusa. Non sono stronzo, sai? E quindi dico buonasera. Buonasera, Buonasera a tutti, ragazzi. ragazzi. Come state? Siamo ritornati su Dark Souls, però questa volta Eh streamo sì. io. Perché adesso rifacciamo tutta quanta la saga, tutta la serie di Dark Souls 1 la rifacciamo con me. No, sto scherzando, facciamo un po' di Minchia, PvP che vi non ho avevamo finito promesso di neanche la saga. portare. E appunto, Io neanche fil abbiamo canto. finito Dark Souls 3. Io Stai fil zitto, canto. stai zitto, stai zitto. Ma comunque, ragazzi, eccoci qua con Dark Souls Vediamo se Remastered. PvP funziona. Non è detto, non è Non è detto, bisogna detto, dire non è detto. questo. Se Speriamo. avete voglia di giocare con noi, scrivetelo in chat e vi diamo la password. Esatto. Perché se passa testimone sarà molto divertente. Mettete punto esclamativo, donate, ragazzi. Esatto. Prendo io. Vai, E fallo. metto in forma sui cambiamenti dei Ah sì, cassetteschi. ragazzi. Hai ragione, meno male che me l'hai Sì, ragazzi, ricordato. abbiamo dichiarato la nostra Abbiamo il sessualità. pene. Abbiamo il pene. Mi raccomando. Comunque, adesso, ragazzi, come Lo metto il titolo ovunque, basta che ci sia vedete, o. già il nostro caro Stream Elements si fa Dove lo vedere perché ho metto? settato i Nel bot. titolo? Nel titolo. Ma dove voglio o in un punto particolare? Cioè, Senti, non scassare il cazzo. Dopo il titolo, ovviamente. Dove? Sì, dove ti? Comunque, ragazzi, eccoci ritornati su Dark Souls e abbiamo delle novità per il canale. Sì. Perché abbiamo, quali sono le novità? Ho settato i bot. Quindi cosa vuol dire? Che adesso, da oggi in poi, sia Stream Elements che Streamlabs, e questa cosa poi dovrò sistemarla, perché sinceramente poi si può creare confusione tra i bot e non mi piace all'interno della chat vedere una cosa del genere. Sono i bot che modereranno, tra virgolette, la chat. Cosa vuol dire? Ho tolto la possibilità di mettere link all'interno della chat, il bot ve li distruggerà automaticamente. Quindi è inutile Inutile che stare mettete con link. i bastardi che Esatto, così visitano. nessuno spamma e ci scazza, così nessuno ci scazza il cazzo. Così direttamente abbiamo eliminato questa possibilità. Seconda Oh, bello cosa toccato. molto più importante, possibilità invece che stavolta migliora la vostra qualità, nostri cari spettatori e follower, cioè i comandi. Il famosissimo comando con il punto esclamativo all'inizio. Ci sono sia quelli di default, quindi il classico uptime, il classico followage, eccetera, eccetera, che voi potreste andare a scrivere direttamente sulla chat per vedere qual è la possibilità che vi apre questo determinato comando. Quindi per esempio vi faccio un esempio, l'uptime vi dice da quanto siamo in live, il followage vi dice da quanto siete voi followati, da quanto siete followati a noi, ok, da quanto tempo, eccetera eccetera. Poi man mano ne inserirò altri perché ne volevo mettere alcuni, solo che vabbè è un po' complessa la situazione. Comunque, Insomma, facciamo anche una esatto, piccola già. appendice dell'info dove scriviamo tutti i comandi attivi. Esatto, perfetto, è una bella idea, mi è piaciuta questa Cioè, day. segniamo tutti e poi li appendiamo. Ma Comunque, io partorisco sempre dei titoli. vedete già, testimone ha utilizzato followage. Ciao, testi. Oggi qualcosa per te. Ma era più di 2 mesi, e no, testimone, perché tu molte volte hai fatto lo scherzetto di togliere il follow e l'hai rimesso, quindi lui ti conta dall'ultimo follow che tu hai messo, quindi Yes. non ti dice da quanto sei followato all'inizio. Quindi ovvio che sei da più di 2 mesi, però, come Lo sappiamo, hai fatto ovviamente. le burle. Vabbè, comunque, testimone, buonasera. Sì, siamo su Dark Souls Buonasera. 1. Se vuoi raggiungerci, possiamo anche Stiamo fare un facendo PvP tutti PvP. quanti insieme. Dici quando sei L'ora qua, bue, con io lo. noi. Sì, stiamo facendo io e Ho Dave. scritto nel nostro gruppo Aedo. Il Vediamo comando più importante. Ah, giusto, hai se. ragione. Il comando donate, che è il punto esclamativo donate, l'ho settato Donate, anche con donazioni, anche mi non pare, cambia ma nome. comunque donate e siete a posto, vi reindirizza anche, ecco, l'ha appena fatto testimone, grazie mille, vi dà il link per reindirizzarvi alla nostra pagina delle donazioni. Finalmente, ragazzi, abbiamo settato pure le donazioni. Potete donare i vostri cazzo di soldi guadagnati onestamente a Cazzo. questi fan cazzisti.
dei Poltergeist. Anonimi. Siete, no. Lavorare, non mica voglia. Esatto, non hanno voglia di lavorare, vogliono fare, vogliono giocare e non fare un cazzo. Forever, e perché no? Forever Young, eh? Quindi, se volete, ragazzi, se vi piacciono i nostri contenuti, a parte gli scherzi, donate qualsiasi cifra, naturalmente, ovviamente, ci è assolutamente gradito. Almeno, mi è piaciuto l'ITPiata che fa, almeno 800 euro. Ecco. Comunque, io ragazzi, naturalmente il link delle nostre donazioni a Mr. Beast, così un bel 8.000 grande, euro. Grande, grande. Abbiamo naturalmente anche all'interno delle informazioni trovate il link che vi reindirizza all'interno della pagina con la quale poi potete donare al nostro PayPal, in realtà il mio, ma è di tutti quanti praticamente. Io mi sono fatto pure PayPal, quindi adesso ci verrà facile scambiarci soldi e esatto, scambiarci donne. E poi c'è il testimone che si pente sempre di più di non avere la carta di credito. Ma non ti preoccupare, testimone, a noi ci fa piacere anche solo il pensiero. Puoi mandarci in busta chiusa. Sì, i soldi della mafia. Allora, comunque, no. Ti ricordo, testimone, che se vuoi ci puoi raggiungere su Dark Souls. Vediamo, ricordami naturalmente, Salvo, se mi sto, sto dimenticando qualcosa. Mi pare che perfetto, a posto. Comunque, queste cose qua. Ti aspettiamo calorosamente. Quindi finalmente abbiamo settato praticamente la totalità del canale dopo un anno. E ancora non è totalmente raffinato perché ci sono due bot e non ce n'è uno solo, ma va bene così. Allora, ma per adesso, poi uno lo dovrò disattivare e ne lascerò uno solo. Penso, poi naturalmente con voi due ci consultiamo e vediamo. Ci lavoriamo e comunque penso che sia meglio Stream Elements perché ha delle particolarità in più. Ma giochi in Fat Roll? No, non è Fat Roll, è Medium. No, ho sbagliato. Sono il proprio stile. È Medium, non è fatto. In questo caso Matt è pesantissimo, però ha altrettanta stamina. Sì, esatto. È peso equipaggiabile. Ecco, come vedete ho anche... Ecco, mi sono dimenticato io una cosa, che Sa non poteva sapere perché l'ho settata dopo. Che praticamente ho messo i timer. Cioè, sono dei bot che dopo un tot di tempo, che si è in live... o dovrebbe essere anche offline certe volte, non ho capito bene. Vabbè, comunque... Comunque, nei momenti in cui noi siamo in live, ogni tot minuti il bot spamma un messaggio che vi può aiutare naturalmente per indirizzarvi verso una determinata informazione che può essere importante per voi, eccetera, eccetera. Come le donazioni, come i comandi e così via. Comunque. Esatto, tipo adesso, infatti mi è venuto in mente proprio perché ho visto Streamlabs che spammava il bot che spammava. Dette le novità, andiamo al gioco. Bene. Ragazzi, okay. Se funzioni PvP tra me e me, perché c'è una lunga storia tra me e me, sì. Userò il mio personaggio usato nella run che abbiamo portato su The Port, guys. Richard, il mago razzista. Ok, quindi vuoi morire? Perché? Sì. Perché praticamente il mio, ti ricordo che ha 160 di livello, non è che... Il mio che livello aveva? 93. Sei sicuro di volerlo utilizzare? Ragazzi, è partecipare. È importante partecipare, vabbè. Allora, io quindi dove ci vediamo? E io Borgo dei Non Morti, Borgo davanti al primo falò del Borgo dei Non Morti. Cosa ne pensi? Tu ne pensi bene? Io ne penso molto bene. E sempre là abbiamo fatto i nostri PvP. Abbiamo fatto sempre là abbiamo fatto i nostri PvP, quindi sì. Ti giuro. Ah no, pensavo sempre in live li abbiamo fatti. No. Però penso sempre là. Comune dei Non Morti, dovrebbe essere questo il falò, non mi ricordo. Bene. Borgo dei Non Morti. Non lo so se ti porta in quello giusto. Sono. Andiamo. No, comune dei Non Morti. E comunque, come potevate vedere, ho metà dei falò del gioco perché sono nel. Sono in. No, infatti mi ha portato alla chiesa. Ma ha portato alla chiesa. Vabbè, ci vado a piedi, figati. Oggi ho scoperto un modo per risolvere un bug di Skyrim. Devo usare un bug per risolvere quel bug. Come? Cosa? Comunque. Fa la fila, talasiglia da talasula. Comunque, ragazzi, questa arma che io ho è in assoluto, secondo me, per una build forza. Perché veramente scala in S. Quindi,
non so se avete notato, sono le plus plus, io, ragazzi. Questi gatti, facciamoci fare danni, se ne frega. Boom, mamma mia, li penetriamo, faccio, ragazzi. Faccio la cacca una addosso, cosa... facciamo coppa allora, ho cambiato idea. No, sto cazzo. Stai zitto, coglione. Appena entri, usi il cristallo che ti espelle. Allora, stai, ma stronzo. Allora, aspettate. No, ho sbagliato comando. Ma in New Game Plus Plus sei già così OP? Sì. Sì, già nel New Game sono fastidioso. Mi devo, ragazzi. Voglio di ballo. Ma in inglese in New Game Plus Plus sei già così OP? Sì. Ecco, quello che già ho risposto. Bastardo. Mi devo ricordare adesso tutte le magagne come... Per esempio, Cavaliere di Baldur sono una bella spina nel fianco, ragazzi. Testimone. Che sta facendo? Si è buggato. Con Ceri alla fine della maratona della vigilia. Boom. Quindi non sai cosa ho ricevuto per Natale. Ho ricevuto il tuo carissimo Valhalla. Quindi adesso anch'io potrò spoilerare da C2Met. E sto avendo un rapporto particolare. Cioè ci gioco per 10 minuti e poi lo spengo. Perché tipo non mi sento degno, una cosa del genere. Forse ho paura di far friggere la mia PlayStation. Non lo so. Sto con la caga assurda quando gioco a Valhalla. Però piano piano ci prenderò la mano. È che non gioco in Assassin's Creed da un po', da qualche mesetto. Ed è sempre un impatto particolare. Ma fino a che New Game Plus vuoi arrivare, mi chiede. Poi in realtà tra virgolette è come sempre, ogni Souls è infinito in New Game Plus, non c'è un cap. Però effetti, se non sbaglio, hanno effetti a 7. Io sapevo a 7. Ok. Vabbè, non lo so. Nel 2 è fino a 12. Ah, nel 2, vabbè, nel 2 non lo so. Io parlo dell'1. L'1 e io sapevo fino a 7. E la Madonna, la viverna è tornata. Va bene, allora. Bene, allora io adesso sono al primo fallo dei Bogoli non morti. Sei là. Adesso scrivo. Uccido un po' di gente. Quindi, testimone, non solo Valhalla, ma un'altra cosa saporita che potrebbe essere molto saporita per il canale. Il gioco da tavolo di Dark Souls. Sì. Dark Souls The Board Game, che sarei molto felice di portare in diretta con gli altri campioni. Sì. Di presenza o perché no a distanza? Dato che no. Giochi da. No. Sì. No. No. Io chiederei scusa a tutti, dato che li hai nominato. Aspettate, sì. Aspetta che mi spappolo qua l'arena, così poi non so, scrivo io o scrivi tu? Io scrivo. Vabbè. Scrivi e gli scrivo. Allora, sono umano, quindi dovrei vederlo. Vabbè, anch'io sono umano, ma se non sbaglio non funziona con l'umanità il simbolo dell'evocazione. Non me lo ricordo più. Io lo vorrei il gioco da tavolo di Dark Souls, ma costa un rene sano. E infatti sì. Ma siccome Dave è uno stronzo, ce l'ha. Vabbè, ho aspettato anni. Scherzo. Tutto non diciamo l'altro. Vedete altro bot. Vedete che vi suggerisce. Altro timer che vi suggerisce di collegare il vostro account Amazon Prime a Twitch per poter seguire gratuitamente a livello 1 e iscrivervi al nostro canale. Perché non l'avete ancora fatto? Perché non l'avete fatto? L'avete scritto, stronzo. Non l'ho ancora scritto, mi stavo liberando l'arena. Ah, ok. È scritto proprio al centro del piazzetta in alto. Poi scendiamo le scale. La piazzetta in alto. Ok, aspetta che ci vado. Guarda dove ci arrivano le bombe. Sì. Sono conscio di questa cosa. Ok, qua non può essere. La piazzetta in alto. E come potete vedere già. Aspetta, la password. Ok, allora aspetta. Pensavo che già. Postazione di rete. Ragazzi, okay. Segnatela anche tu, testimone, se vuoi giocare con noi. KH06. La password è KH06 minuscolo. Sì. Tutto unito, KH06. Sono abbastanza dubbioso che qualcuno ce la rubi. Ed ok, soffite, adesso devo riscrivere. Sì. Ma ancora questo stronzo mi sta buttando le bombe. Ehi tu, porco, levale le mani di dosso. Basta. Ehi tu, porco, levale le mani di dosso. Allora, normalmente chiunque, ragazzi, voglia. Oh, ho visto qua un segno di evocazione. Eccolo qui. Evochiamo il nostro Dave. Naturalmente i nostri cari spettatori, se volete, potete unirvi anche
qui, anzi aspettate che ve lo scrivo in chat. Vi potete unire con noi usando password. Ce l'ho fatta, mi sta convocando. Dai. H06. La tauromachia. Bei tempi. Delle tauromachie. Cos'è la tauromachia? Guarda, ci sono spawnati sotto. L'uccisione dei la pratica di uccidere e cacciare i tori. Oh my god, it's Dave. Yes. Ciao. Sì, guarda cosa faccio. No, non voglio vederlo. Ah, ok, va bene. Ti sei aspetta, proprio girato così, no, non aspetta. Voglio vederlo. Socchiami il cazzo. Sì. Balla. Mamma mia! Balla. Ah, Baldur! Sì, perché è così. Allora, bene. Allora, prima si inizia. Mazzata da vecchio. Allora, si inizia guarda, con. Questa è la mazzata del vecchio che ti dice. Il pallone ve lo buco. Ma voi volete vedere come il nostro non morto tiene la lascia come se fosse un grissino? Cioè, un'ascia demoniaca del demone toro. Un'ascia ricavata non da un femore di qualche nemico. Cioè, questa è l'ascia del demone toro, non so se l'avete capito, ragazzi. Sì, sì. Scrollata di spalle, vabbè, allora. Vogliamo fare un gesto buono. Dai, beh, ma bastardo! Ma cazzo muoviti, fai tu? Ma no, io volevo fare il gesto di bontà. Allora, Estus o senza Estus? No, si è buggato Eivor. Proviamo con l'Estus. Si è buggata Eivor, ragazzi. No. Mi sto inchinando a te, è l'unico inchino. Aspetta, che ho. Allora. Sto cercando l'azione. Ah, vero, io non ce l'ho perché sono irrispettoso. Aspetta, che te. Allora, urrano. No, inchino profondo. Va bene, inchino profondo. Ok, Morgandop, buonasera. Buonasera. Come la va? Buonasera. Dai, giochiamo? Giochiamo. Mortal Kombat! Bastardo me! Che non mi ricordo i tempi! Ah, la vuoi farmela? Sono contro uno stregone, pezzo di me! Sto prendendo fortissimo! Via, rotola! Vieni qua. Già, mamma mia, ma t'ho distrutto, zio. Ti ho distrutto. Non è possibile. Round 1. tipo che cado. Tipo come Achille in Troy. Che non lascerò che un sasso si prenda la mia gloria. No, dai, non ci credo io. Io non ci credo. Ogni volta che vi ammazzate dovete fare l'evocazione di tre quarti d'ora. Sì. Vabbè, non è stata di tre quarti d'ora. No, non è stata di tre quarti d'ora. Stranamente non è stata. Basta, ma perché non scrive il mio non morto? Ah, ma la difesa di Havel dello scudo è quasi meglio di schivare. Cioè, non lo sapevo. No, cosa stai dicendo? Cioè, veramente. Dovresti sapere che Havel è destino. Sì, lo so, ma non così. Non mi ricordavo in questo modo. Bastardo. Non è proprio un bene che voi scoppiate male. Così. Vieni qua, stronzo. Vieni. Ce l'hai il coraggio! No, non muore. Morgadop, tu vuoi unirti a noi? Lo stregone è la classe dei codardi e degli slat. No, devo leggere, non so. Ma. Va bene, mi fermo. Dai, leggi. Chi è? Ciao. Lo stregone è la classe dei codardi e degli Ma quello è testimone che lo dici. Sì, però è andato invece spam emoji. Però bevo. Bevi stronzo. Allora bevo anch'io. Voglio fullare, voglio essere full con te. Voglio essere full con te, Smog. Cos'è? Tu dicevi con Smog, con chi lo dicevi? Mamma mia, che ma che scazzo, ragazzi. Ma che scazzetta. Mano, stai attento. Stai attento che ho ripreso la mano, Mamma mia, come t'avevo beccato. La lag di Dark Souls è leggendaria, veramente. Un bacetto. Ragazzi, un po' di buona intenzione ed educazione. Il colpo ritardato. Allora. Vieni qua. No, Matteo, c'è gente che ne so. Vieni qui, stronzo. Vieni qui. Ah, succhia. Vieni qua. No, che cosa hai fatto? Hai fatto il moonwalk hai fatto. Al contrario, vero? Perché sei andato in avanti. No. Perché non schiva?
Che è successo? Ho sentito togliersi un microfono. Che suspense! Eh sì, che testimone. Tappe, che cos'è? Dice che suspense. No, ho sbagliato! Ora! Oh. Cazzo, arma a riso. Ehi qui, fatti prendere dallo zio Havel. Cazzo, aia, fai che c'ho, ma c'ho il potere di Havel, c'ho. Che cazzo fai? Non avevo mai testata sta roba di Havel, quindi non so come funziona. Ah, pure sbagliato male. Ma io mi ricordo che ti uccidevo molto più in fretta, com'è sta storia? Perché sono leggero. Esatto, bastardo. Ok, hai finito di essere pietra. È che io percepivo anche le tue intenzioni. Le maleducazioni. Merda? Ma che vuoi fare? Questo, che casti più lentamente di mia nonna, casti? Casti più lentamente di mia nonna. Che cazzo? Perché mia nonna casta, no? Casta incantesimo. No, giustamente. Ma che cazzo di nonna c'hai? Boom! No, dai, che Cristo. Ah, non mi hai preso. Sono tipo vola come una farfalla, punge come un'ape. Ma che cazzo è? Cos'era? Va bene, vuoi la roba forte, va bene. No! Bastardo. Vuoi la roba forte, va bene. Io ci provo a prendere. No, la mia nonna, mia nonna è una maga, testimone, perché io ho detto che mia nonna casta come una casta più veloce di lui. Mamma mia. No, vabbè, ho completamente dimenticato tutte le intenzioni possibili di un giocatore di Dark Souls, perché non mi ricordo un cazzo, amico. Ma che cazzo ti ha dato una torre in faccia, ti ho dato? Scusi? Succhia? No, succhia? Succhia? È vero, succhia, letteralmente. Cioè, guarda, non ti ho preso su tre colpi. Scusa. No! Ma com'è possibile? Eri davanti a me! Ti giuro che tu. Guarda la live e vedrai, guarda, cioè. Guarda. Eh sì, il problema è che grazie a Dark Souls è un gioco meraviglioso. Basta che nel tuo mondo so. Io sia di schiena, non dovrebbe mettere so. I backstep. Perry forse, ma i backstep no. Lo so. Ma non neanche il Perry, perché con la lag che c'è, veramente. Metta accittato, no, non ho accittato. Cioè la live testimone. Sono andato dietro di lui e ho fatto il backstep. Sono andato molto velocemente. È solo che siccome Dark Souls è merda. Come Dark Souls è merda. Perché però queste io ho visto cose sono merda. Ho problemi in più con Dark Souls 1. Sì, questo è vero. Ma perché Dark Souls 3 veramente ha. Dark Souls 1 è stato fatto dopo il 3. Parlo della remastered, ovviamente. Sì. Non capisco il problema. No, perché vabbè, è una remastered, non è un remake. Quindi. Dico io? Va bene. Allora aspetta che mi iscrivo. Mi iscrivo, sì. Ah, questo coso non è potenziato, aspetta, il mio fallo non è potenziato, non mi sta ricaricando le ESOS. E quanto tempo è ancora? Aspetta. Testimone, vuoi giocare anche tu? Ma mi pare che testimone ha l'Xbox, sai? No, è PlayStation. A PlayStation? È Gesù che ha Xbox. È Gesù che ha Xbox? Oh, yes. Sì, perché sta giocando lo Spider-Man. Brutte intenzioni, l'educazione. Ah, non ho il rito, sai che non ho battuto girandola, non ci sto credendo. Buonasera. Non avevo mai battuto girandola col mio. Vabbè. Ah, vabbè, ma. Ah, ecco perché ero più lento, perché non mi ero tolto il. La doppia mano, vabbè. La circostanza. Fai ciò che vuoi, mettendo i piedi in testa. Muori stronzo. Allora, te lo scrivo sempre sopra. Eh sì. Allora, dovrei utilizzare la pietra rossa. Ok, eccola qua. Cagare e non provare invidia. La metto a posto la pietra bianca, ci metto la pietra rossa. Ok, eccola qua, pietra rossa. La scriviamo. Ok, ecco, ok. È finito? Non lo so io. Combattete dove sta Frampt? Combattete dove sta Frampt? E non si può fare, mi pare. Al Link Shrine non si ci può evocare.
non si può fare purtroppo. Non ci si può evocare. Nel frattempo rispammo la password. Oh, non è brutto. E la tua grazia. Fai ciò che vuoi mettendo i messi. Io lo so. Ma io ah, cac minchia, vero, cacca 06, unito. Scusate. Metti il tuo colore preferito è il verde. Dave, ma mi hai notato? Cioè, hai visto la scritta? Sì, ti ho notato, però ho avuto un po' di difficoltà. Non ero full di vita qua con questi nemici, che sono effettivamente un po' forti. Che mi stavo preoccupando. Sì, fortissimi, minchia, mamma mia. Sono dei. Ti stai evocando Gulfric. Sono di una fortitudine, veramente. Stai zitto, che Gulfric è un bellissimo nome. Il mio è Richard, è nobile. Richard, sei banale. Richard, stessa cosa. Bastardo. Un po' di rispetto. Sta avendo gli spasmi, sta morendo. Metti in ordine tutte le cose. Cazzo, non ho riparato lo scudo. Vabbè. Vai a letto e non provare i letti. Dave, mi vuoi evocare? Ma non ti ho evocato? No. Mi provo. Evocazione spirito oscuro, ok. Vediamo se ha voglia. Evocazione fallita. No, come evocazione fallita, dai. Cominciamo proprio. Ma che cazzo. Non è che sei entrato al falò. No, non sono entrato al falò. Anche perché mi avrebbe tolto la scritta. Vabbè, allora io lo scrivo nella piazza di sotto. Ma sono solo io. Qual è l'arma più forte per una build destrezza? Non me la ricordo. Io l'ho fatto build forza. Build destrezza l'ho fatta con Stanlio. Che però è a metà la run, quindi non ti saprei dire precisamente. Allora, oh, volo malefico. Devo c'è Aito, che non è male. Devo riscrivo la roba qui, che anzi faccio una bella cosa. Mi siedo al falo. Alla palo. Riparo e riparo la chiamata. Quello che non è male. Mette, ricorda che devi fare benzina. Riparo l'equipaggiament. No, non ne faccio benzina, bastardo. Ok. Ricorda che devi fare benzina. Ma sono solo io. L'arma del sole, ragazzi, si utilizza naturalmente per. Ok, allora. Volevo fare scantante. Allora. Sono più veloci di sto tizio, ma seriamente. Boom. Li scrivo? Sì. Sulla piazzola di sosta di sopra. Puoi scrivere. Stai zitto per favore, stai zitto. Ma sbaglio nella New Game Plus i nemici ti danno più anime. Sbaglio nella New Game Plus i nemici ti danno più anime. Ovviamente che ti danno più anime. Ma ci mancherebbe. Io ho scritto quella più sotto, Matt. Aspetta, hai scritto tu? Sì. Va bene. Ok. E non ti vedo. Quanto sotto? Sotto. E dovrebbe apparirti. Là dovrebbe essere. Lo comandi per. Ah sì, vabbè, quello è Streamlabs, coglione. Sì, ovviamente ti danno più anime, testimone. Perché nel New Game Plus più avanzi nel New Game Plus più i livelli costano di più, eccetera, eccetera. Ci mancherebbe, io rischio di morire nonostante ho un'armatura di pietra, quindi esigo più anime, ma allora è meglio. Sì, c'è una difficoltà in più ovviamente. Man mano sta che vai avanti. Sta pulita. Sì. Perché non ti sta trovando? A me manco. Allora scusami, Ma va. Ma io ho visto in diretta che ti è apparso, è là davanti a te. Dove? No, questo è mio. Questo è mio. Ah, non l'avevo ancora scritto. Okay. Ma sei cretino? Sto scherzando. Scrivo sopra, ho capito.
riscrivo. E allora scusa, mi tolgo il mio. Sì, sorry, sì. Me. Dore mi fa. Perché? Perché Dark Souls sei così? Perché? Ok, mi è apparso. Sto evocando. Quindi quella è la zona buona, dove dovrà. Ma a quanto pare. Diciamo, Souls per essere non logico, so se, non so se è più scaramanzia o altro, sinceramente. Metti in ordine tutte le cose. Una bella cosa che hanno. È funzionato, ha funzionato. Ha funzionato, perfetto. Ha funzionato. Lavati i denti e non provare i denti. Una cosa molto bella che ha aggiunto Remastered è proprio quella quella comodità che hanno aggiunto successivamente nei Dark Souls e in Bloodborne, che era quella là di riportarti al. No, no. Di riportarti al primo oggetto. Che generalmente si utilizza l'Estus lì, no, ragazzi? Allora, saluto. Inchino, inchino. Se, vabbè, che maleducato. Guarda il mio saluto. Andiamo. Tu sai dove devi stare. No, aspetta, mi paro perché ho paura. Ah, va bene, quello dei coglioni, va bene. Nani. Comunque, il backstab prima non te l'ho fatto apposta. Sì, ma il risultato. Aia. Bravo. Non è possibile. Ti giuro. Ma cosa sta succedendo? Non lo scelgo. Ma quando sei coglione? Ehi, stronzo. Beccati questo. No, dai, l'avevo beccato visivamente, bro. Visivamente. Succhia. Aiaissimo. Aiaissimo, cos'è che mi ha colpito? Ma niente, hai la vita ancora. No, hai metà vita, ce l'avevi prima? No, ma ha colpito qualcosa, l'ho visto e proprio ho visto la vita scendere. Le mie frecce dell'anima. Ma non ma col prima che partissero, prima che partissero. Vabbè, vabbè, vabbè. No, dai, che t'ho colpito. La tua ingratitudine, la tua gratitudine. Fai ciò che vuoi senza gratitudine. Oh! Ah! Ah! Ti lascio curare. Ma come mi lasci curare? Mi devi attaccare, stronzo. Sì. No, no, no. Sono un po' lì. Sono poi. Sono polite, sì. Mamma mia, le male lag che fai. Mucche in fuga. Mucche, dai, che t'ho colpito. Mamma mia. È vero, mi ha colpito, mi ha fatto lo schizzo. Però oppure sentito da me. Proprio, cioè, proprio. Sì, anche io tutto. Suga. No. No, 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 ho sbagliatissimo, ti pensavo più vicino, non devi attaccare, mi devi attaccare, hai capito che mi devi attaccare? Non lo faccio, sono pulite. Non sei pulito, sei stronzo. Mi sono fatto la doccia. Boom! Ah, questo sì che sta figlia. Io non ho capito perché su Dark Souls devi fare per forza lo scambio di danni, è qualcosa di pazzesco. È fatto male, è fatto sto pvp di merda. T'ho colpito. Come t'avevo colpito, stro. No, 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 il malocchio no. Sì, che poi alla fine su. Aiaiaia! Mi ero scordato totalmente come colpito. Vabbè. Succhia! Cos'è successo? Vabbè che t'ho spostato. Che cazzo fa? Yaoi. Yaoi. Lo sai che non ho il suo numero di cura? Un po' di rispetto. Lo sei. No! Ti sei trasportato 6 metri. Ti giuro che ero fermo. Mette un po' paura quando all'improvviso si ferma il personaggio. Tipo, sta andando da un'altra parte per il lag. Sì, sì, sì. E poi sempre poligonale, no? Si ferma poligonale, no? Ti ho colpito, non so come ti ho colpito per il gioco. Non so perché. In realtà. Ehi, ehi, ehi! Non c'è la scala, c'è. Vai, no, dai. EA.
Vediamo un attimo in chat. Che dite in chat? Vabbè, adesso aspetta che ti lascio leggere. Vediamo. Ci mancherebbe, io rischio di morire. Non vabbè, già l'ho letto. Ah, ok, allora non c'è stata nessuna novità. Minchia, mi sono cagato che riferma. Appena ti vedi, mi vedi tre quarti dietro, ti spaventi in maniera. Ecco, potevo farti il backstab qua, lo sai, però. Mi sono mantenuto a metà, Settimana Cyberpunk 2077 è buggato, ma Skyrim e Dark Souls non li batte nessuno. Forse Dark Souls lo batte Fallout 76, ma Skyrim è imbattibile. Beh, Skyrim è bello buggato, soprattutto anche se relativamente a quanto fama ha di Skyrim è un po' di meno rispetto a quelli, forse veramente certi bug che ho incontrato nella vecchia versione, quella là per Xbox 360 e PS3, veramente ci sono stati certi bug che mi hanno... C'è stato un bug che mi ha rovinato una missione, quella, una missione da Edrica, che non mi ha permesso appunto di prendere un manufatto, perché praticamente non mi compariva non mi comparivano gli NPC con cui potevo dialogare, quindi niente. Bug gravissimo, una cosa incredibile. Stiamo combattendo malissimo, stiamo... Sì. Si vede che non tocchiamo Dark Souls da un bel po', eh? Una volta veramente facevamo certi combattimenti che... Aia. Le sembra rispetto questo? Vedi? Io ho finito già l'Estus, a te ne mancherebbero 6.000. Tre me ne manca. Queste maleducazioni comunque. Poi Dark Souls non è buggato, è buggato il PvP. Perché Dark Souls in sé non è buggato. C'ha pochi bug Dark Souls. Speravo di toglierti equilibrio nella mia demenza. E poi io un bug lo devo risolvere con un bug. Combatto il fuoco con il fuoco in pratica. Sì. C'è un bug che era famoso di White Run. Che se tu riuscivi a. Se riuscivi a uscire da White Run. Il bello è che però l'effetto sanguinamento me lo dà. Il coso, il. Come si chiama? La salute non me la toglie però, capito? Cioè che sei storto Dark Souls, cazzo. Sei storto. Mamma mia! Ma ti curi? Oh, macchina. Ah vero, hai finito l'Estus. E non ho più Estus. Ah. Puta. Me lo ero scordato, io stavo ancora combattendo come se tu avessi l'Estus. Mi hai tagliato la barba. Vedete come cambia il combattimento con e senza Estus? Ragazzi, è pazzesco. Ma mi farmo le anime con te? Ma di che stiamo parlando? Perché? Quante anime ti dà? 60.000 ogni volta che ti ammazzo. Figa! Ma è impossibile. Ti giuro. Aspetta, però il... no, vabbè, non me lo scrive quanto ci vuole per il cambio di livello. Però mi ricordo che è abbastanza alto. Però, sai. E riscrivo. Vedete come Dark Souls... dall'1 al 3 è cambiato il rate delle anime per i livelli, cioè è qualcosa di... hai riscritto sopra? Non stiamo portando i 3 anche perché insomma ci sarà la run, sì vabbè, se no vi faccio, vi spoilero praticamente il mio set principale. Non mi si apre il castello. Ah, vai di. No, adesso ci vai, non parli tu, dai. Va bene, non mi si apre il cancello del castello del DLC Dawnguard. Così ho deciso di trovare un metodo. Poi ho scoperto che se prendi un secchio o qualcosa con un'apertura, lo poggio sul cancello e uso scatto turbinante, poi passo attraverso il cancello. Incredibile. Sì, e viene utilizzato anche per le speedrun. Questo mi ha tagliato una parte del messaggio. Sì, lo so, ma PS lo fa sempre. L'ho letto su Twitch, non ti preoccupare. Adesso ti evoco. Come potete vedere, il mio personaggio è talmente forte che ho potuto leggere i commenti tenendo lo scudo alto, senza assolutamente prendere danno, senza avere nessuna difficoltà con questo stronzo del non morto. Sì, è famoso questo glitch.
come un glitch di Wytran, che praticamente se tu che poi forse hanno settato su hanno patchato, voglio dire, su PS4, che praticamente tu puoi andare subisci la mia ira. Sono troppo lontano, stronzo. Vabbè, no, aspetta, il combattimento deve iniziare sempre nello stesso modo. Vai dall'altra parte, vai dal tuo, nel tuo angolo. Nel tuo angolo. Siete rincoglioniti. Mamma mia, ma no così. Ma non ho notato la tua gonnellina sotto. Ah, non ho capito. Non ho capito. Non avevo notato la tua gonnellina del cazzo. Sì, è bellissima, non la vedi? Sì. Che bello che sono. Allora. Vabbè. Che rottura sta play che taglia i messaggi dovrebbero risolvere. Vabbè, dovrebbero risolvere tante cose. Ah sì, conosco quel bug, tipo che devi saltare su una casa vicino alle mura e poi salti via. Intendi quello? Sì, esattamente, mi hai capito. Esattamente. C'era, anzi, non era su una casa. Mi aveva spiegato un mio vecchio amico che dovevi saltare su un baule e poi saltare all'interno di un. Questo è fast, a me sembra medium. No, cioè per capire se era tolgo tutto. Ecco, questo, no, è fast. Questo è fast. Ho scritto cazza. Ho tolto Avel. Ah, scusami, avevo letto casa. Scusami tanto. No. No, perché lo riporto a capo. Sto cazzo di PS. Scusami. Troviamo le scuse. No, comunque sì, è la casa. Perfetto. Allora lo conosci identicamente a come lo conosco io. Esattamente. Penso che anche se salti forse però su una casa puoi uscire fuori. Praticamente ti dà sto bug che ti glitcha tutta quanta la mappa e puoi arrivare a un baule in cui dentro c'è della roba paurosa e si rigenera sta roba, a quanto ho capito, mi pare, e quindi è perfetto. Dai, sono pronto. Ok, anche perché Skyrim si rigenerano dopo un tot, lo sapete che spawnano di nuovo le cose, quindi. Beh, allora. Ti avevo distintamente preso, ma sempre non so. Come sempre. Dark Souls piace fare il birichino. Fuga. Ci ho preso in faccia, però non hai preso bene. No, da me t'ho schivato. È un po' coglione. Glu. Mamma mia, ma te la paro completamente. Ma io preferisco curarmi, guarda. Cioè, pararmi, volevo dire. Cioè, mamma mia, ma te la paro total, porco. Ma total forte. Cazzo. Mamma mia, ma ti ho fatto malissimo. E ci bevi pure, che maleducato. Ma lo sai perché ti ho fatto così male? Perché rollavi nel frattempo. Quindi ti dà. C'è un moltiplicatore dei danni. C'è un moltiplicatore dei danni. Culo. Ah, vai, te l'avevo preso. Vabbè. Non so bastardo. Dark underscore 2309 Serone, buonasera. Benvenuto. Come va? Come va? Bravo, spamma le nostre emoticon. Bravo. Ricordiamoci. Sì, ricordiamo. La gente che non abbonata si sente in colpa, dai. Esatto. Ricordiamo che vi potete abbonare naturalmente, ragazzi. E così avere le emoticon. La Happy Missing No al primo livello. Sad Missing No mi pare al secondo e la Angry al terzo, se no. Vabbè. Su che sanguinamento. Vabbè. Mi curo. Hai finito di rompere il cazzo. Io nel frattempo stavo leggendo. Between. Stronzo di merda. Guarda, adesso stronzo. Succhiami il cazzo, succhiami. Succhiami il cazzo, succhiami. Vieni qua. È finito di martellare come un coglione. No, la stamina, ce l'ho un bordello di stamina, quindi non ti conviene. No, si sta scaricando la batteria del DualShock, vaffanculo. Vabbè, ti aspetto. Vabbè. Cazzo. Però non prendo danno, quindi. Me ne prendo pochissimo in realtà, ma vabbè. Vediamo se si carica. Hai fatto un Aquaman? Aspetta. Ah, ok. No, aspetta, come hai fatto un Aquaman? Ma non risulta. Ah no, eccolo qua. Ok, qua. Ha fatto un Aquaman. Ok.
Aspetta. Allora, intanto il testimone dice: quei bauli segreti li conosco. Ho preso 40 grimaldelli da baule di Dawnstar per scassinare la porta dove dietro ci stava l'imperatore di Tamriel e poi l'ho aperta. Ho usato la forma ferale e ho sbranato l'imperatore in modo cattivissimo. Bravo, hai fatto bene. Stai fermo, stronzo. È inquietantissimo questa cosa. Ma l'Aquaman, aspetta, allora devo prendere una bottiglia. Ma come se la proviamo l'Aquaman? Scusa, sentirai solamente noi che facciamo glu 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 glu. Cioè, aspetta che vada 2 secondi, Dave, non mi ammazzare, mi Sì. raccomando, Guardate come ammazza. Dark, la live di Fortnite è scaduta ormai, Fortnite Among Us, quindi dovremmo rifarla. Però adesso puoi donare danari. Eh sì, abbiamo messo il comando per le donazioni. Ma non ti rompe un po' il cazzo fare così, cioè, no? Penso di aver appena perso l'utilizzo del pollice. Come faccio a donare per la live di Fortnite? Dice Dark. O di Among Us. Ma Fortnite fa cagare. No, testimone, non è vero. Fa cagarissimo, no? Comunque, da mobile non lo capisco. Perché, sinceramente, ragazzi, non lo capisco. Da mobile. Da mobile Su. si può fare. Ma non lo so, io non lo riesco a fare. Inferiorità. Non lo riesco a fare. E anche da PC non mi ricordo come si. Non mi ricordo come si fa a donare per la live. Ma è scaduta la live? Sì. Volevo dire, è scaduto il. Sì, la ricompensa, sì. E allora è scaduto, ragazzi. Cioè non si può più donare. La riproporremo se volete. Bevuto. Non so se si è sentito, però ho bevuto. Ok, possiamo ricominciare. Oh, yes, fa. Aspetta Ma come, dice il un testimone? In che attimo. senso, ma come? Ah, che. Aia, ma stronzo! Ma aspetta un attimo, il cazzo, aspetta un attimo. Perché è scaduta? Però la percentuale è di Among Us è salita del 2%. In che senso? Non ho capito. Ma perché c'è ancora Dave Sì, rimane, però non si può più donare. Ha raggiunto il il. Ah, 74%. ok. Ha raggiunto il 74%. Perché è scaduta? Perché ha un tempo, testimone, ha un tempo. Massimo 30 giorni. Quando ho fatto l'Aquaman è salito. Ma no, devi donare esplicitamente a quello, non devi donare, non devi usarlo, capito? Vieni qua. Va bene, sei Grandissimo. bravo, sei bravo. Guarda come ti faccio cadere, bastardo. Vuoi combattere Adesso. sulle scale, stronzo? Eh? Cioè, vuoi combattere sulle scale? Io sono un cazzo di tank, io non c'è bisogno che mi muovo. Cioè, no, tu sì, invece, hai bisogno di muoverti, stronzo. Vieni qua. Ma lei sa con chi ha a che fare? Con un uomo nudo con una katana. Mamma mia, ho paura proprio. E il mio maestro mi diceva di non sottovalutare mai i nudi con le katane. Nudi Che sudaccia. maestro di I nudi merda. sono molto più. Senti, vabbè, demenza senile. Bravo, dammi la schiena, mi raccomando, così anche se non voglio farti backstab te lo faccio lo Ma stesso, apposta.
Aia, ma tua madre. Mandria. Hai finito per caso l'Estus? Sì, hai finito l'Estus. Sì, hai finito l'Estus. Tu ne hai 95 e non 5. Io ne ho 3. Cristo, ancora. 2. Ma quella è il bot. Adesso non ti confondere. Ma che cazzo, che ti posso dire? Adesso che mi prendo le mie 60.000 anime così. Via. Vergogna, io con 60.000 anni faccio un altro livello. Vai, basta! Ah, no, non posso basta, più prenderti. Perché non ho più 60.000 anni? Ah, questo è inferiore. Ho fatto vincere abbastanza. Era forse prendo le anime che hai, sai? Forse non prendo 60.000. Ma io ce l'ho 0 anni. Ora, infatti, non ne ho prese. Appunto. Io manco prima avevo 60.000. Ah, e allora non lo so. Forse dopo un tot che giochi con la stessa persona non te le dà più. È molto probabile. Allora, dato che mi sono seccato di far vincere quest'uomo. Perché sì? Se no si sente inferiore. Sì? È l'ora di mostrare al mondo la mia potenza. Che fai? La succhi fortissimo. No. Oh. Ecco. Gesualdo! Buonasera! Buonasera! Come sta? Buonasera Gesualdo, come sta? Come sta? Ta 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 ta. Il mio maestro diceva che la migliore difesa è lo stalinium, e essere sopra ad un carro armato con mitragliatrice antiaerea da 50 mm. Testimone risponde: quando Dave ha detto che ha una katana e Matt ha detto ah che paura, mi ha ricordato la scena di Aldo e Giovanni e Giacomo, di quando Giacomo ha detto ci stiamo cacando sotto. Gesualdo dice: bene, cosa? Ci stiamo cacando sotto. Cosa? Ci stiamo cacando sotto. Cosa? Ci stiamo cacando sotto. Sì, ho capito, per dire, ma va. Ma salve Salvino, mio bello spettatorino, dice a Gesualdo. Testimone a Gesualdo. Io ti sto aspettando, che devi fare? Niente, sono andato col mio profilo principale, adesso sto aggiungendo. Ah, ecco, qual è la tua potenza, lo sapevo che la tua potenza era quello, me lo aspettavo. Ti farò... Mi farai capire chi è il vero guerriero. Vero stronzo. Guerriero, vero. Quante avventure. Quante avventure. Che tortura. Ma Matt, se non sei full Avel, fai schifo. No. No, è perché sennò vado in fat, quindi sto cazzo che mi... Avel. Testimone dice a Gesualdo, vero. Sei Caino! Allora, ma io la dovrei avere l'Avel. No, non ce l'ho. Non ce l'ho Avel. Ah, sì, eccolo qua. Ce n'ho 2 di Avel addirittura. Ce l'hai Avel? Ce n'ho ben 2 di Avel. Pensa un po'. Come potete vedere, bastardi, ragazzi della chat, ma che ne dite di partecipare a questa diretta? Dai, giocate con noi. Capisco Gesualdo che non può, purtroppo, ci dispiace tantissimo. Ma testimone, dai, partecipa. Oppure non hai plus. Vedete quanto pesa di più l'Avel. Io invece mi lascio l'armatura di pietra perché pesa di meno, poco di meno. Pesa un po' di meno, ma non è codardia, la difesa è super giù, è quella, quindi ci sta, dai. La storia dell'armatura di Avel è fusione tra materiali sconosciuti e stalinium. Oh, ma siete fissati? Il testimone dice: io so fare tutto tranne una cosa, schifo. Vabbè, cioè. Vabbè, il classico anello della protezione e l'anello di Avel per un tank è perfetto. Allora, ho messo la password. Sono il classico, ragazzi, tank forza, proprio il classico tank, proprio una cosa. L'hai messa sopra, giusto? La scrittura l'hai messa sopra, giusto? Io ho tutta l'armatura di Avel, ma dato che vado di destrezza non uso il dente di drago. Allora, dopo potrei provare con Giant Dead, che se non sbaglio ce l'ho completa la build, ma non so giocarci con Giant Dead. Lo ricordi come ti sparavo con Giant Dead e Best? Io non ce la faccio a giocare nel PvP come pesante, invece vedi, nonostante la mia bassa salute, me la cavavo in questo. Eh sì.
Guardate il livello, vedete, forza 56, stamina 51, vitalità 40, è un tipico tank forza. Comunque, senta, io ho scritto, se lei mi vuole Ma dov'è ignorare, scritto è libero di dirlo, stronzo? ma lo deve dichiarare, lo deve Ma dov'è dichiarare, lo scritto deve dichiarare, bastardo? lo deve dichiarare, Ah, lo eccoti. deve dichiarare. Vabbè, è finito. David, Scusa, scusa, guardate che scusa, banalità, scusa. ragazzi. Guardate che banalità. È proprio Ogni David. volta il mio primo personaggio lo chiamo David. Lo so, io non ce l'ho però Matthew. O Matt, non ce l'ho mai fatto. Un personaggio che si chiama Matt o Matthew. Matteo forse qualche po', ma quando ero più piccolo. Settimane Giant Dead, hai i due anelli del Giant Dead, oh my god. This is fucking incredible. Guarda adesso che appare. La merda, guarda che schifo. Guardate, ragazzi, Artorias, combattiamo contro Artorias. Dai. Guardate, ragazzi, il mio personaggio bruttissimo contro Artorias. Il cavaliere di Gwyn. Vogliamo il mago bastardo razzista di Dave, dice Gesualdo. E lo so, però non è Te lo abbastanza ricordi, forte per Gesù? poterlo Te lo vincere. ricordi che, qual è Che la bello, ma prima lore, c'era, forse non c'eri durante la partita con lui. Va eh? Sì, bene, non c'era, comunque non facciamo il c'era. rito d'inizio Sì. che è schere. Aspetta, dice stop testimone. Che cosa c'è? Stai venendo? Stop. Wait a minute. Comunismo, comunismo, comunismo. Io ti meno. No. Dice testimone di fare al contrario, metti lo scudo nella mano destra e Che l'arma già nella mano gli sinistra con. batte così, immagina in quel modo, cioè. Ma veramente. Con lo scudo dovrei attaccare, con la Sì, spada esatto, sì, che calare, cos'è? con Tipo l'attacco pesante. la challenge di Sabaco con Quelag. Madonna mia. Vabbè, Niente, sto pugno. Mano del Cos'è? fuoco. Ah, c'è la mano della piromanzia, va bene. Ma perché mi fa danno dopo? Non lo capisco io. Ah, era la OE, va bene. Allora, non è Artorias, a casa di Dave per picchiarlo. Artorias is the way. Cosa? Dice Gesualdo che devono venire a casa tua per picchiarti. Cosa? Madonna mia, ma ti. Madonna mia. Che cosa? Che cosa? Non fai un cazzo, non mi togli niente di stamina, non so se hai visto. Non so se hai Non sto visto. guardando purtroppo la. Se gli dai. Vuoi dare un occhio per vedere quanto. Guarda, mi faccio picchiare, guarda la live. E vedi quanto di stamina. E mi togli. Vediamo adesso in live. Ancora non c'è quando lo dici la frase. Un delay. Santo cielo, scudo di Avel merda. Vabbè. Stronzo. No, stronzo, sono un bastardo. Sono un cretino. Ho sbagliato il pulsante per schivare. Cosa ho fatto? Calcio. Ah, ho fatto il calcio? Cosa pensavi di aver fatto? Ma perché è la mia levetta che funziona di Ti merda? rivelo spada del serpente. No, un attimo, metto un'altra arma, vediamo cosa posso mettere. Di simpatico. Vabbè, Guarda sempre, come la c'è lui che cambia in continuazione le armi, sempre spezzo. così. Ah, vabbè, ma non mi hai fatto Tre di danno, niente. giusto? Perché non ho intelligenza, non ho niente. Ah, vabbè. Perché non ho intelligenza, ho fatto il verso. La Vediamo cos'altro posso moonlight, adesso mettere. utilizza la moonlight. Cioè. Ma 2020, vorrei dire. non gli toglie niente, lo so ragazzi, lo so. In pratica ti gratta lo scudo quando attacca. Eh sì, ragazzi, è un buon tank il mio. Questo è il mio primo personaggio, ha fatto un po' di merda. Ancora non conosciamo bene Dark Souls 1. Merda! Allora, No, sto invece io mettendo cose già belle. conoscendo Dark Souls 3 e capendo come funzionava scaling e come funzionava anche la costruzione di un personaggio, come si faceva bene la costruzione di un personaggio, l'ho fatto Mi sa che forza che è ti. abbastanza basilare cioè un tank forza è praticamente base come personaggio. Dai, stronzo, basta. Claymore. No! Ma perché ti ho tolto così poco? Che è sta storia? Com'è che 28 ti ho tolto? Perché sta cosa? Io ho dato
non quanto il mio tank in Dark Souls 2. Io in Dark Souls 2 sì, non ho fatto un tank, ma ho fatto un forza, quindi comunque. Sei sicuro di fare a scambio di danni, eh? Quanto cazzo ne hai di stamina? Un sacco! E finiscila! Porca troia, c'ho tanta stamina, come che non lo capisci? Schifoso! Ti Come mando una non lo lettera da mio capisci? avvocato. Cioè, almeno ne assumo uno, poi ti mando una lettera. Aspetta, no, non c'ho il giù, peccato. Vabbè. Ah, 60.000 anime, vai. Dave Com'è Rage, dice possibile? 60.000 anni. Dove l'hai presi? No, adesso voglio sapere dove l'hai prese, Tizio. eh? Questo si chiama riciclaggio. Brother, Questo si chiama riciclaggio. Lo eh? potrei denunciare. Allora. No, riciclaggio di anni. Vado a riposare così cappo Oh, riciclaggio di anni. le Vado a letto. estus. No, no. Ma che Già, zio sta? ho dormito troppo. Dave, dice Gesualdo. Di che? Vai, minchia, vabbè, Vai. va, sono un cretino. Vogliamo il tank, dice Gesualdo. Ma non ce l'ha un tank questo Secondo stronzo, non l'ha me mai ce l'ho, è quello fatto. di olio, ma Ah, ciò troppo olio, ma indietro no, e non ho povero me. neanche la pietra per evocare. Dovremmo completarla quella run, perché non l'abbiamo completata? C'ho Carcarlo livello 1. Non l'abbiamo mai completata perché ogni volta anche il coop per Tori. La coop sei tu per trovarlo. Allora, che dobbiamo fare? Perché io con nessuno ho la pietra rossa. C'è questo dettaglio, che con nessuno io ho la pietra rossa, quindi non posso evocare. Cioè, no, tu non puoi evocare me con altri personaggi. Puoi evocare me, ma il Quindi. problema è che non mi ti ricordo che possiamo riprovarci, ma non lo so. Non lo so. Provo ad arrivare. Non so. Beh, provo ad arrivare. Vabbè. Però veloce. Sì, sono abbastanza veloce. Hai messo in dubbio il mio potere? Ah, che stronzo. Allora, un giorno mi voglio fare una run Artorias. Ho pensato di fare una run Ornstein ed effettivamente il personaggio di Ornstein già ce l'ho. Ma per Artorias non ci avevo ancora pensato. Vabbè, più che run ti puoi fare il personaggio Artorias. Perché una run non te la puoi fare, perché iniziare non puoi iniziare con Artorias. Puoi farti un game plus con Artorias. Questo sì. Vabbè, Che devi scrivo. fare? Vuoi scrivere? Ah, Non vuoi scrivo, che no, scrivi? scrivo, non Ah, ce l'ho, te l'ho ok, detto in questo vabbè. senso. Ok, ho scritto nella piazzola di sopra, ho scritto. Oh, va bene, speriamo tutto che funzioni, perché se no ho sempre solo quei due personaggi, non posso testare niente di nuovo. Gesualdo dice, ma vogliamo mettere che la mia run tank mi dava 170 trasportabile per totale? Aspetta, io quanto ho Arale. trasportabile? Arale, arale. Io c'ho 163. Man. Eh? Ah, vero, era con stamina che aumentava, giusto? Non era come su Dark Souls 2 che Lo vedi, mi hanno stai aggiunto quella avvolgendo, lo sai. porcata di tempra, giusto? No, dai, Cosa? tempra è carina, mi piace. Aumentare le La statistiche mi tempera, i piace. colori a tempera. La tempra. A me non mi appari come segno di evocazione. Bestemmio. Fai, Sono sempre nella piazzola puzzata. tua, ti ricordo. E sì, ma 170 senza anelli. Ah, vero, Ma questo è anche vero che c'ho l'anello di Avi. non appare, fighe. Mica, quanto l'hai livellata stamina? Quando era 99. Figa, non appare. Vabbè. Vai nella tua, Dave, vai nelle tue run dove c'è la pietra rossa e fatti evocare da È arrivo me, la perché zona, ma. non so perché, ma non lo capisco Non so veramente. perché, ma questo è un sentimento Nel frattempo bello. andiamo a uccidere gli altri nel frattempo, va. Mamma mia, la Madonna, che male che fanno questi.
un po' più di cautela. Parlo di Dark Souls 2, quindi avevo farmato così tanto per portare più roba possibile. Ah, di Dark Souls 2, ah, quindi c'avevi tempra, ok, va bene. Sì, è qua la scrittura, qua, guarda qua. Sì, ci giro in tondo, evviva. Sì, fa un'ellisse il mio personaggio quando giro in tondo. Ho riscritto. Era più bella l'animazione, quella di Dark Souls 3, quella là che scrive a terra proprio. È più bella. Sì. Quali sono gli anelli migliori per una build destrezza? Vitalità e stamina. Allora, praticamente vuoi un tank destrezza, vuoi. Gli anelli migliori. Allora, ovviamente Havel. No, ah no, perché no, allora, se vuoi fare il tank, quindi perché vitalità e stamina generalmente si livellano perché vuoi fare il tank. Quindi, e niente, vai nei tuoi personaggi normali. Ti conviene l'anello di Havel, perché aumenta il peso. Anche se destrezza, hai un'arma abbastanza leggera, quindi più o meno. Aspetta, fammi controllare, perché... Fammi vedere un po' gli... Protezione acciaio, non è male, diciamo. Puoi anche... Allora, puoi o potenziare ciò che hai, ciò che vuoi livellare praticamente, oppure togliere le debolezze di un eventuale tank, come ad esempio degli anelli che ti difendano dalla magia. Oppure appunto utilizzare l'anello del drago dormiente, così da avere più una build anche furtiva, avere il tank un po' furtivo, perché non è proprio la sua specialità essere furtivo il tank. Io uso cose molto pesanti, tranne appunto l'arma, è appunto un tank destrezza a tutti gli effetti. Un destrezza. C'è anche, dovrebbe essere quello là che aumenta proprio destrezza. L'anello che aumenta destrezza non c'era, mi pare. C'è. Aumenta l'equilibrio, questo è molto buono. L'anello del leone è molto buono. Del lupo, scusatemi. Anche del leone non è male, perché aumenta il contrattacco delle armi da fondo. Se hai una build destrezza, generalmente hai un'arma che ha anche un attacco da fondo. Quella del calabrone, ragazzi, per chi fa parry e backstab è favolosa. E poi che vi posso dire? Si vergogna a dire certe cose. L'anello della protezione, ragazzi, è quasi sempre un must. Tranne se uno vuole fare il pro e quindi sì. Metto l'anello della calamità. Vuoi continuare Stanley Olio? Vuoi continuare Stanley Olio? Mi è venuto in mente. O nel live? Attenzione. Si può anche fare. Allora. Allora, esci dalla partita. Ragazzi, noi abbiamo una run insieme dove avanziamo contemporaneamente da entrambi i lati, diciamo almeno. Prima facciamo un boss con me, poi con lui o al contrario, insomma, e niente. Esatto. La fine dei tempi. La fine dei tempi. Allora, carica la partita. Stanlio, perché l'avete capita, no? La battuta Stanlio. Stanlio. Ok, beh. Non mi ricordo che boss cosa dovevamo fare. Non è che allora, ero nella tomba dei giganti, quindi non mi ricordo il perché, però. Allora, abbiamo il ricettacolo. Ok, perfetto, anche da me. Quindi abbiamo il teletrasporto. Abbiamo il teletrasporto, sì, infatti ho il teletrasporto. Aspetta, allora, guardo se quali anime ho. Perché io non le utilizzo le anime, quindi. Allora, ho l'anima di Sif, quindi ho pure l'anello per andare dai quattro re. Anima di Ornstein. Ok, avevamo fatto Ornstein e Smog. Fine. Ok. E adesso il teletrasporto che dobbiamo fare? Non lo so, io allora io ero alla tomba dei giganti. Quindi allora dovremmo fare Nidus. Se vuoi, cioè io sono qua. Abbiamo fatto pure la culla del caos. Attenzione, abbiamo fatto pure la culla del caos. Okay. Almeno io l'ho fatta, poi non so, dovremmo averla fatta tutti e non due. Non c'è niente che ci indichi che deve aver fatto Nito? No. Non ho l'anima. Sì, c'è una cosa. Se abbiamo la concessione. Non ho l'anima. Non ho l'anima di Nito. Vabbè, ma se la usi, metti, la puoi perdere. Ma io non uso anime. Allora, ok.
Teletrasportati, tomba dei giganti, ok, ci sono. Sì, appunto. Siamo andati alla culla del caos per prendere l'insetto di merda. Ah, sì, hai ragione. Infatti ecco perché ho la larva in testa. Hai ragionissimo, ok, perfetto. Hai ragionissimo. Ci siamo allora. Ho la larva del sole in testa. Io infatti sono al falò della tomba dei giganti sotto Patches. Perfetto, io la sono. Aspetta, sotto Patches, in che senso? Aspettami un attimo. Guarda la live e vedi. Sotto Patches. Guarda perché ce ne sono due sotto Patches. Ok, a posto. Ricordo che ce n'è un altro più avanti di falò. Che non viene utilizzato mai perché è veramente uno schifo. Torno umano. Ok. Io sono già umano. Io quasi spesso mi dimentico che esiste. Loda il sole, puttana! E infatti, perché è un falò inutile, perché è molto più complesso. Perché basta che tu tieni la destra, lo sanno tutti sto trucchetto, basta che tieni la destra su. Sì, ci sono falò in mezzo, così evito di ravvivare, ora arrivo. No, non ce ne sono. In che senso ce ne sono falò in mezzo? Non mi pare. Allora, un'altra anima era. C'è solo quello e basta. Allora, allora l'abbiamo voluta così, l'abbiamo fatta in maniera diametralmente opposta. Lui sì, distanza esatto. E magia, io miracoli e tank. Esatto, così ognuno ognuno compensa l'altro, diciamo, in un certo senso. Siamo gli yin e lo yang. Tantissimo fare le run insieme, ma purtroppo siamo limitati da internet. Vedete, quell'animazione mi ha donato una fiaschetta Estus, perché randomicamente il falò vi se voi state davanti al falò vi dona. Allora, una davanti fiaschetta al falò puoi scrivere, quindi io scrivo. Ok, e io scrivo. Allora, scrivi tu? Ok, va bene, posso. Ho scritto io. Va bene. Il tuo mondo fatto di amicizia e bellezza e la cabeza. Praise the sun, dice testimone, ok. Praise the sun. All the time. Allora, dove cazzo hai scritto? Oh, ecco di qua. Perfetto. Olio, che lui ha naturalmente come patto quello dei guerrieri del sole, ovviamente, perché non ci mancherebbe, cioè voglio dire. Qua entrambi abbiamo la larva del sole per ovvie motivazioni, perché in realtà io avrei il cappuccio del sigillatore, ovviamente, ci mancherebbe altro. Io invece avrei l'armatura. È una bella lore. Io ho il setavel, tranne lo scudo, sto tenendo lo scudo dei guerrieri del sole, cioè quello di Soler, perché per ragioni di lore, però in futuro non disdegno quello di Ave. Io invece ho quello là di... L'hai evocato? Sì, aspetta. Forse no. Ok, ah, forse vero, no. Perché la prima tasto che appare è a nulla. Sì, infatti. Infatti hai ragione. Invece io ho una semi-argentea. No, evocazione fallita. Cristo Dio. Ah. Capite perché poi uno gli passa la voglia di fare del colpo. Io invece ho una semi-argentea, perché ho la spada dei Cavalieri d'Argento e lo scudo dei Cavalieri d'Argento, che è prettamente destrezza, derecha. Allora, devo andare adesso, che palloni da calcio comunità, eh? Va bene Gesualdo, è stato un piacere rivederti. Torna presto, cazzo, che ci manchi. Va bene, testimone dice, io non ho il patto dei guerrieri del sole, ma almeno sono un guardiano della principessa del sole. Va bene comunque, tanto è sempre sole. Gesualdo, beh, sei di grado superiore, lodi le tette solati. Quindi, ciao a tutti, dice Gesualdo, ciao. E comunque, che vi volevo dire? Se spento il falò? Come sta storia? Si è assopito il falò? Questa cosa non l'avevo mai vista. Ah, è perché stai evocando, ok. È perché non mi posso sedere, no? L'avviso non me l'ha mandato. Allora, mi sta invadendo qualcuno. Mi sta invadendo qualcuno, ragazzi, è possibile. Perché ho umanità. E la password non mi pare ti protegga in qualche modo dal... Sì, è possibile che qualcuno mi stia invadendo, ragazzi. E io non sono per niente bravo con le invasioni. Evacuazione fallita, Cristo signore. Ah no, ok, non mi stava invadendo nessuno, stavo evocando a lui. Riscrivi, non lo so, Dave, veramente. Perché non lo spiegano il motivo? E sono i server, non c'è altra spiegazione. Testimone dice, ma la spada e lo scudo di Soler
Le ottengo insieme all'armatura se lo uccido. Non me lo ricordo più, mi pare di sì. La spada del sole, sì, sicuro. Lo scudo, forse anche. Sì, sì, ottieni tutto il set. Vabbè, comunque, scrivo io quindi? Ho riscritto più o meno dove hai scritto tu, quindi. No, adesso non lo troverò mai. Questo è troppo personale. Vedete, ho due bastoni, perché? Perché uno è un incantamento all'arma. Quindi io praticamente, vedete, ho il bastone che mi incanta l'arma poi. Mi dispiace ucciderlo, ma voglio provare a fare una run solaire. Ve lo puoi uccidere tranquillamente. Tanto lo liberi, perché ormai è vuoto, quindi. Immagino non ti sia arrivato nessun avviso, infatti. No, invece mi è arrivato. Ok, mi sta convocando. Mi sta convocando. Mi sta convocando. Vedila così, testimone, lo liberi. Quindi. Non l'ho capito comunque, perché prima nella mia scorsa run non ti evocava, poi. Allora. Salve. Ok, andiamo su. Qua c'è Pace, sei ancora da te? Uccidiamo, non per penso. Favore. Ti prego. Pace, porca puttana. Andiamo. Signore, intendo ucciderlo appena trovato. Ah, ucciderlo appena trovato, non lo so. Attento che io sono destrezza con questi. Con questi. Casini. Santo cielo. Cristo Dio. Muori. Ok. Aspetta, mi curo. Allora, facciamo una cosa. Stai facendo bene tu. Corriamo che è meglio. Corriamo che è meglio. Cioè non ci mettiamo qua a combatterli, perché sennò. Oh cazzo. Cristo. Lo vedi da dove dietro? Ehi! Hey, no, io sono andato giù. È morto? No. Sarà un errore la strada giusta. Sì, ma solo a un certo punto è sempre giusto a destra. No, è sempre così, è sempre verso destra. Oh cazzo, mi sa di no. Ho sbagliato qualcosa. No, giusto, no, giusto, c'è la scala, c'è la giusta. Giusto la scala. Giovanni. Non era doppio cerchio che si andava giù velocemente. Qua mi pare che c'è Xanto, c'è quello con la confessione. Quello con la concessione. Come si chiama? La confessione mi pare che si chiama. Ah, il paladino, l'eroe, che ti aiuta. Bravo, l'eroe, bravissimo. Allora, aspettiamolo che qua è un po' difficile nel corridoio. Eccolo. Lo vado a massacrare, guarda. Andiamo a saccagnare. Aspettiamo un suo attacco. Levati di mezzo! Scusami. Madonnino. Mamma mia. Ma vedete ragazzi che bello. Vedete che bello, destrezza forza, che bello. Potere rimasto ottenuto. Umanità e concessione, che non è proprio male per la mia build. Però preferisco il randello pesante, che ha un bel S all'inizio partito. Andiamo. Ovviamente se uccido Soler appena trovato mi punirò, quindi farò l'abisso di nuovo. Anche Manos. Vabbè, giusto. LOL. È giusto. Proprio auto, quindi qua ci sono i cosini. Olè. E schere. Mamma mia, lo shotti, madonna. Oh, vediamo quanto di forza. Ho 44 di forza. Adesso qua comparirà davanti. Ti ricordo. Aia. Madonna del Cristo. Attento alle frecce. Scudo. Cristo signore, sto facendo schifo. Guardi, no, c'è quello dietro di te. Lo so. Aspetta, io faccio quello dietro e tu fai quello avanti. Non so perché lo ripeto le cose. Via. Non mi ricordo più i pattern, ragazzi. Ma completamente. Pro player Dark Souls be like, bro. Oh cazzo. Suca. No, non l'ho preso. È tuo. Suicidato proprio. Ok, Nito mi ricordo un pochettino, Nito, speriamo che. Adesso qua stiamo attenti ai neonati, eh? Minchia girandolo, qua c'è minchia, porca troppo. È l'unico momento in cui girandola diventa pericoloso, qui. Cazzo, i neonati. Ma mi si è lanciato addosso! Che corriamo, perché. No. Aia.
Aiaia, questo mi sta infliggendo tossicità. Ma li hanno potenziati a sti cosi. Via, via, via. Ragazzi, sto facendo schifo. E là. Ci vinci tu. Ti ricordi quando sei andato qui a, a cercarti di farmare una delle tre maschere? Le maschere. Che non ti veniva mai. Dovrebbe esserci una lastra benedetta per la sì, mia arma. Sì, sì, da qualche parte sì. Il santo cielo, però la voglio, però dovremmo anche affrontare. Ma non l'hai presa già, scusami. Eh no. Vediamo. No, 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 nessun antico di lastra. Ma sei sicuro che è qui e non è da un'altra, perché non mi ricordo più se era qua. Ah no, forse era là sotto. Oh, di essere equa. Attenta al neonato qui che sta scassando il cazzo. Ok, lastra di titanite bianca presa. Ok, perfetto. Andiamo, va. Prima che i neonati rompono i coglioni, qua i feti morti. L'ho ammazzato dall'alto. Vabbè, ma resuscitano sti stronzi, quindi. Sì, però è per dimostrare che è più forte. Poi sono proprio nati dalla la mente malata proprio di Miyazaki. Una volta ho incontrato un blind runner che però aveva ucciso solo per sbaglio, così gli ho detto di andare nell'abisso per redimersi, quindi se lo faccio io mi pare giusto. Ok, aspetta che mi curo. Ok. Forse un po' stupido, dopo adesso dobbiamo forse prendere il danno cadente. Provo così. E adesso, niente, dolore immane. Vorrei saltare la cutscene perché già la conosco, però. Funziona. Non si può saltare, Nito. Non sembra. Sono Nito, è il primo dei morti. Sono Nito. Mamma mia. Guarda come mi risveglio. Quando sono primo dei morti. Madre santa. Sono un po' aggrancato. Guarda come sono figo. Eccolo qua. Ed ecco che ho preso danno. Benedizione. E adesso fulmini del destino? Pronto? Dai, dobbiamo andarci dritti. No! La madonna! Ho dimenticato della tossicità? Vabbè, niente. Non riesco più a fare lo stregone, ragazzi. Pazzesco. Bravo, uccidilo, uccidi, uccidi il tuo scheletro, bravo. Bravissimo. Ma dove sta? Stronzo di merda. Fulmine di Pegaso. Cazzo, 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 cazzo. Mi ero scordato del miasma, porca troia. Me lo ero scordato che era quello. Non me ne ero reso conto. Non mi ero reso conto che era quella mossa. Me ne sono reso conto poi adesso alla fine. E tutti, Nito è semplice, No, Nito è semplice. È una cazzata, Nito. Nito è semplice. Soprattutto con una build forte è una cazzata. Una build forte è veramente una cazzata, ragazzi. È che mi sono scordato completamente il suo pattern, zero. Perché lui si uccide da solo gli scheletri, quindi il miasma, no, il miasma è sia il suo punto di forza che la sua debolezza. E sì, infatti, perché uccide tutti gli scheletri, quindi basta che ti allontani abbastanza ed è fatto. E tu poi là ti riavvicini e lo saccagni. Che pure è anche ben distinguibile. Il miasma di Nito, che lui appunto si accascia e tu vedi che si è accasciato, non fa un cazzo, ti devi allontanare immediatamente e via. Si uccide tutti gli scheletri, ti riavvicini, ha degli attacchi molto lenti Nito, quindi sti cazzi. Una build forza è top. Affrontando. Build forza è veramente top. Tu gli dai una saccagnata, ti allontani. Se fai miasma, lo ammazzi in 5 secondi. Aspettiamo che Dave uccida. E ce n'è uno. E tutti qua, tutti quanti con la larva del sole, ovviamente, ragazzi. Intanto mi riparo qui.
Non mi ricordo se ho qualche umanità, perché sembra che premo cerchio. Non ho umanità? Ah no, ce le ho le umanità. Mica ne ho 7. No vabbè, non le utilizzo qui. Un buon posto per farmare umanità tantissimo, ragazzi, è l'abisso. Beh, l'abisso è fantastico. E poi gliele doni al patto oscuro, è fantastico. E mentre sto provando a batterlo. Sì, tu uccidilo. Ho gli occhi vuoti, ragazzi, con tutto che sono umano. No, no, il miasma no. Però già detto che non mi avrà mai inito. Miasma di morte. Ragazzi, ricordiamo che Nito è indebolito. È morto, opla. Fa anche rima. Nito è indebolito, ragazzi, perché girandola... Nito. Lì, l'avevo detto già, stronzo. Nito. L'abisso è il miracolo, Pato. Ma anche un inferno. Lì ti fai le umanità e così puoi potenziare i falò. Ma ci sta a mano, se lo so. Ma non solo le umanità, ma non solo per quello. C'è il patto del oscuro, quello che fai con Kati, che in cui puoi donare le umanità. Puoi donare solo. Sono degli inizi a Kati. Ah sì? Strano. Da quando ho cominciato a fare gameplay di Minecraft. Ah sì? Cazzo, fa gameplay di Minecraft, basta, fa schifo. Li facevo, ora si è voluto e è passato forte. Basta, schifo. Allora, questo c'ha uno spadone, questo ha lo spadone, aspetta, questo che spadone è? Non me lo ricordo più. Vabbè. Comunque, dove sei? Sto aumentando di livello nel mentre. Ma quale patto oscuro, dice Destino? Quello là è un patto molto segreto. Che fai, che quando tu parli con Kati ti dà il patto oscuro, ti dà. Se tu parli con Kati. Kati è l'altro serpente primordiale. Sono dove eravamo prima. Adesso scrivo. Vediamo se mi ti si compare la tua scrittura. Facciamo come le onde. Ah, quel patto, sì, quello lì. Quello è il patto oscuro. Il bello è che col mio personaggio principale all'inizio ero uno spettro oscuro, era troppo figo. Mi ero vestito totalmente da spettro oscuro. Come le onde. Se no puoi dare le umanità anche al patto del caos. Ah sì, non me lo ricordo più, non me lo ricordo. Al patto del caos non me lo ricordo. Facciamo come le... Ti ha convocato per caso? Sì, dai. Perfetto. Non mi ricordavo che ti davo. Ah, no, vera, speriamo ragione, di compierlo con la nostra campagna insieme. Ne abbiamo mai conclusa una? Insieme? In che senso? Una campagna. Una run che abbiamo fatto insieme. Questa è l'unica che abbiamo. Sul 3 siamo messi malissimo. Qua già siamo ai signori. Ah, al 3 noi ne abbiamo un'altra? Non me lo ricordo. Sì. Non lo ricordavo neanche. Vuoi pensare ai guardiani dell'abisso? Abbiamo fatto. Tu lo sai. Aspetta, toccare, Pages, no, fammi toccare. No, tu non lo puoi. Pages. Ma se ci vado io qua mi dà un calcio. Pages. Adesso aspetta, forse se divento un nemico lo potrò attaccare. Io lo metto a due mani. No, è morto. Hai capito che. Hai capito, Pages? Hai capito con chi cazzo è che fa? Cosa doveva capire? 4 umanità, ragazzi, non mi ricordavo. E lascia crescente, vabbè. Ok, corriamo, non ci fermiamo davanti a niente. Ah, ti sei fermato davanti a qualcosa. E beh, lui è davanti. Tanzo io. Azzaccagnalo, bravo. Ricordiamoci che qua vicino uso ci sono le cure così, perché così non uso l'estus e comunque mi viene gruppo. Oh, guarda, qua neanche avevo attraversato la nebbia, pensa un po'. Proprio era novizia. Sempre com'è. A destra? Sì, sempre a destra. No, sbagliato, ho premuto la cura. Fermo. Aia, vabbè, una muore. Freccia mi ha zaccagnato.
Via, 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 mi ha fatto male, male, male. C'è Legolas che ci sta sniperando. Vai, corri, corri. Aia! Sono un coglione! La mia levetta di merda! Ah! Curati, curati, hai tempo, hai tempo. Ok, via, 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 via. Attento al cane, attento al cane. Buttate. Buttate, buttate. Buttate. Via, 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 via. Comunque, scala totalmente inutile, vorrei dire. Quindi qua ci sarà l'eroe di nuovo, eh? L'eroe ci sarà di nuovo. Non l'avevi ancora attraversato, quindi. Eh no, se non ho attraversato la nebbia, qua c'era per forza, c'è per forza. Matematico proprio. Aspettiamolo. Fallo, attiralo, portalo qua e lo faccio esplodere. Va bene. Facciamo la imboscata. Stagliolo. Ehi! Ehi, come va? Aiuto! Aiuto! No, 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 no! Ho fatto il gesto. Scusami, ho fatto il gesto. Vai via. Stronzo, stai zitto. Okay. Fermo, pezzo di merda. Perché non ha funzionato? Perché quello scudo, perché ragazzi, non ci passa la mia che stronzo. Sono troppo fico. Vabbè, comunque, questo scudo, sono ragazzi, io, Santos è uno scudo che puoi usare per farmare Sky Drago, altre cose farmabili, cioè. Sono un coglione. Ho usato tutte le cure perché invece di alzare lo scudo metto la cura. E allora vaffanculo. Gioco di merda. È chiaramente un gioco brutto. E non voglio sentire niente. Non fai niente. Mamma mia, però. Ehi, cadi. No, no, sei caduto tu. Ho sentito. Zoom, ho detto cazzo. Non si è fermato all'improvviso. Io vado verso di lui. No, ok, si è ritirato. Facciamo come le onde. Forza, veloce, veloce, me. Come le onde. Dimmi dove. No, 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 indietro. Morto. Dai. Lo sto ammazzando io, stronzo. Silenzio, sono più figo. Pezzo di titanite bianca, vabbè, totalmente inutile. Let's per go la mia to the beach. Itch. 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 Uccidiamo sti girando, la sti merda. Aia! Maledetta vostra madre! Bastarda! No, ah! Attento, stai facendo come le onde! No! Porca troia! Perché non ha schivato sto stronzo? Minchia, ragazzi! Io non lo sopporto più sto controller. Ah, non si può. Tutto bene, che finisce bene? Sì. Catroio, una volta ci avevo evocato, dai. Che palle. Allora. E io scrivo, così impari. E scrivi. Lo hai scritto? Stesso qui. Aspetta che devo usare l'umanità qua. Umanità. E anche il, anche la multipla, la multipla cosa, la multipla. La multi, la possibilità di usare oggetti multiple volte è una grande cosa che hanno aggiunto nella remastered. Mentre magari uso le strade normali, in che senso? La strada era normale è quella, cioè non ce n'è molto. Anzi, quella è una strada. Boh, mi stai evocando. Quella era una strada, una scorciatoia che permette di farti tutta la tomba dei giganti subito. Sì, quella da destra. Vabbè, ma girandola l'avremmo fatta, l'avremmo trovata lo stesso. Cioè, non è che se ti fai la strada normale non li trovi. E comunque, aspetta, aspetta. Che c'è? Suka, bene, andiamo. Ci stiamo compenetrando. Siamo incastrati. Aia. Non usare le shortcut pericolose. Ma non ce n'è shortcut pericolose. Questo è pericoloso per questi cani. Che non ci fermiamo a vai, fare vai, vai, rotola, rotola. Ok, uno e via. Ho distratto Cristo. Adesso aia! Beh, no, ha preso me. C'è stronzo. Cioè non solo stava cercando di colpire te, ha preso me. Lo stronzo. Hai capito? Perché dimmi dove e quando?
No. Io vado dall'eroe Jenkins. Ma già è morto quello stronzo, quindi. Vado nel suo sito di morte. Non spawn. Spawn. Hai usato una shortcut che stava sul muro. Sei arrivato più velocemente, ma sei morto. Ma eh sì, vabbè, ma quella non è proprio una shortcut. Ho cercato di arrivare direttamente da girandolo. Dalla girandolo più velocemente. Ma non è quello il problema. Il problema è stata che non mi è riuscito a schivare il gioco. Perché ho la levetta sempre stronza. Quindi. Morto. Na 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 na. Tum. Faccio dire la musichetta di Porto ogni secondo. Morto. Quindi non muro nemico. Aia. Schiva, Cristo signore. Bastardo, muori. Niente, 3 ore per morire. Vabbè. Via. Facciamo come le onde. Facciamo come le onde. Diamo colpa al controller come in AB, sì, bisogna dare colpa al controller. No, ma è vero, c'ho la levetta smaciullata. Poi non ho capito perché io ce l'ho tutte io. C'ho tutte le distruzioni delle levette ce l'ho io. Allora qua ci dovrebbe essere. Sta filmando un gelato del busto. La lastra, che io mi piglio. E vabbè, chi cazzo ho lasciato? Ah, maschera della madre. Vedi che stronzo che sono. Non l'hai ucciso, Cristo, non l'hai ucciso per un pelo. Scusami. No, vabbè, ma te l'ho ucciso io, non ti preoccupare. Questo è sotto. C'è un altro che l'abbiamo lasciato sotto. Ma per caso, ce n'è qualcuno di utile per noi? Sì, stregoni, ovunque. Mi della magia. Ok. No. Eccomi. Qua a rischiare. Sì, ma che ti posso dire qua? Per forza mi devono dire le cose quando. E ti posso dire? Scusa, ma qua, ma che sta facendo sto scheletro? No. E allora? Ok, scendiamo. Vai. Ok. Prova a fare il trucchettino del. Vabbè, ma non funziona mai sto coso. Ah, stranamente. Non lo so perché. Ma fa male lo stesso, Cristo, cioè. Lo so. Non lo puoi saltare tu, neanche. Aspettaci, però. Premendo tutti i pulsanti. Niente, vabbè. Ho premuto tutto, quindi. Ah no, come è successo? Scusatemi. Che Cristo! Cosa? Ma fammi curare! Fammi curare! No, lo sta rifacendo! No, vabbè, ma sei stronzo. Tossicità! Ma stiamo scherzando? Cazzo! Non mi posso neanche mettere la. Ma stiamo scherzando, ragazzi! Tentalo a fondo! Sì. Al limite. Lo dobbiamo ammazzare il più velocemente possibile. Miasma! No, il miasma! No, non ci credo! Mi sono parato! Tenta allo fondo. Alla fascia. C'ho lo scudo. Devo allontanare. Fulmine di Pegaso. Bravo. No. Ma come mi sa? Ah! Fondo. Cazzo! Ok. Cioè sono sul suo manto, non posso colpirlo. No, miasma, no! Allontanati. Ok,
Minchia, minchia, per un pelo. Ok. Vieni qua, Nitro. Vieni qui. Cioè, ma tu ti rendi conto? A non schivare, eh? C'è la contenza. C'ho la tossicità, c'ho la tossicità. Anch'io c'ho tossicità, quindi. Siamo entrambi con tossicità. A fondo sta qui. Ok. Dov'è il muschio? Muschio. No. Basta. Buono, buono, ho ucciso i suoi. Io ho una fiaschetta. E basta. Ok, e io ne uccido. Minchia, sono. Che cazzo gli è arrivato addosso che gli ha fatto malissimo? Io ci sono arrivato. Attento, 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 attento. No! Schivo, 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 schivo. Uccidilo. A fondo sta facendo. L'ho parato, non so come. Oh! Muschio, immediatamente muschio, dove cazzo sei? Ti metti, diamo la colpa ai controller proprio come fanno i nabbi. Dov'è il muschio? Via, 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 via. Bravo. Sì, Raffaello, che già ti curi. Ah, non l'ho visto, giustamente, vabbè, la mia fretta qua. Wow. Mi aumento in forza e niente. Okay. Basta, va bene, allora, qui ragazzi, poi qua abbiamo il patto che non si può più utilizzare, mi pare, sì, appunto. Fighissimo. Che si dovrebbe sbloccare prima, c'è una tomba che si trova là. Mi pare che ve l'ha fatto vedere Dave, non mi ricordo. Anche da morto, anche da morto. Sì, vabbè, se tu l'hai sbloccato prima però, e se lo sblocchi prima, sì. Che puoi fare. Allora, quindi, teletrasportiamoci. Dove mi teletrasporto? Allora... abbiamo fatto la culla. Abbiamo fatto Seth e i quattro re. Cazzo. Ok, Seth è un merdone, come dice Sabato. Sì, sì, però è arrivarci il problema. Sì, quello è il problema, esatto. I quattro re sono la cosa più immediata, lo sai. Perché Petit Norlondo. Sif l'abbiamo fatto. Seth non l'abbiamo fatto. Ah, Sif l'abbiamo. Io l'ho fatto Sif. Non sbaglio, abbiamo fatto proprio insieme alla farfalla. Sì, la farfalla l'abbiamo fatta pure, sicuro. C'ho l'anima. Ecco, il patto di Artorias, cioè siamo effettivamente parifichi. Quindi vogliamo fare gli stronzi, praticamente. Ma ormai si sta avvicinando la conclusione della live, quindi direi anche di salutare. Ah, vogliamo salutarci addirittura? Sì, addirittura, sì. Siccome è passato un'ora e 42, non è passato, vabbè. Inferiore, sì. Va bene, allora salutiamoci a questo punto. Ora lasciamo delle repliche. Ragazzi, così vi godete con noi questo 26 dicembre. Ragazzi, sta per finire il 2020, l'anno di debutto dei Poltergeist su Twitch. Tirando le somme abbiamo fatto vedete, 138 follower, sembra di più, però la gente ha tutti i follower. Un bassino ma orgogliosissimo numero di abbonati. E ancora non abbiamo portato a casa la prima pagnotta. Però è stato divertentissimo questo video. Vediamo sì. Il prologo del 2021. Esatto, è stato bello, ragazzi, è stato carino stare con voi, anche se ancora ci abbiamo qua. Con il progetto Edoroc Torne. Edoroc Torne, se la gestisci da solo, The Potter. Va bene, ragazzi, quindi niente, vabbè, usciamo nel frattempo dal gioco perché. Ecco. È stato bello portare avanti ancora un po' la nostra campagna. Eh sì, tanto adesso tra un altro anno. Ecco, Dungeons and Dragons, no? Fai la partita, poi la settimana dopo ci si rivede. Sì, c'è, esatto. C'è il continuo della campagna. Sì, ho esatto. Visto anche nel gioco di tavolo di Dark Souls, così. Ci sono le pagine dove appunti. Punteggi, c'è la campagna. Vabbè, è un RPG a tutti gli effetti. C'è la campagna Dark Souls 1, quindi sì. Dove dovrei affrontare prima i gargoyle, la campana. Poi Ornstein Smog, sono varie cose. E poi con l'espansione diventa proprio il gioco vero e proprio, cioè tutto il gioco. Però ti costa sui 300 euro prendere. Dire di Dio, ok, va bene. Però carino, dai. Però un cazzo. Però un cazzo, vedo vabbè. Se posso recuperarmi un'espansione, una migliore, cerco di informarmi su quale conviene di più. Oppure di prendermi qualche altro gioco da tavolo, per esempio quello di Istak che volevo provare. Sai che non sarebbe male, però, appunto, come ho già detto, portare i giochi da tavolo sul canale. No, infatti, ma io già te l'ho detto. Siamo un po' impossibilitati. Perché no a farlo via internet? Via chiamata, pure... ma si dovrebbe fare una webcam che punta sul tavolo, e quello di Dark Souls è allucinante come tavolata. Vabbè, sì, vabbè, questo sì. Un'altra che punta la persona.
C'è di essere, c'è Roll20 che è comunque per. C'è il tiro dei dadi, no? Ovviamente. Sì, E vabbè, però certo. sono dadi esclusivi. Va Ah, vabbè. bene, comunque ragazzi, è stato bello, abbiamo fatto il PvP, ho perso come un animale, ma in realtà volevo far vincere me, ovviamente, senza neanche dirlo. Ovviamente, ovviamente. No, ma comunque ragazzi, veramente di come è combinato Dark Souls è praticamente il PvP è sleale praticamente. Mentre su Dark Souls 3 mi batte sempre lui, sto stronzo. Su Dark Souls 1 lo batto sempre io, su Dark Souls 3, ma veramente sempre tu, sempre io lo batto su Dark Souls 1, perché praticamente tutte volte mai battuto una volta, due. Su Dark Souls 1, su Dark Souls 3 sempre, mi batti sempre, una cosa Ok. Ma tu hai una incredibile. build del destino. Sull'1 sì, veramente. Sull'1 sì. Giustamente con tutte le collusioni con la mafia che c'hai. Ma certo. No, ma su Dark Souls 3, vabbè, ma è vero che io ho fatto. È perfettamente il contrario. Cioè, tu su Dark Souls 3 ti sei fatto i tuoi plus e io ne ho fatto due, forse. Mentre io su Dark Souls 1 ho fatto due plus. Su Dark Souls 1, però valgono molto di più su Dark Souls 1 i plus e Dave ne ha fatto uno solo, mi pare. Quando ne E fatti? silenzio? Dopo mi voglio mangiare il panettone. Effettivamente io quest'anno non ho mangiato proprio il pandoro, perché io il panettone non lo mangio perché non mi piace la pasta, ma non mi piace l'uvetta. Mette, quanti plus hai fatto? Sull'1, sul 2, sul 3 o sul Bloodborne? No, in tutto. Perché ognuno c'ha. Sull'1 ho 3 plus o 2 e mezzo, una cosa del genere. Sul 3 ne ho fatto di plus ne ho fatto 1 e mezzo, quindi praticamente ho fatto 2 run e mezzo. Ho fatto 2 Quindi game e veramente mezzo dire certe e cose. 3 quarti in realtà, perché praticamente il secondo è finito, mi pare che ho fatto addirittura pure l'anima dei tizzoni. Ma non lo sto concludendo perché volevo fare le robe del patto e queste cose qua, che è per Ah, questo anche perché non Saint ho preso più Shadow. Dark Souls 3, anche per questo non ho preso più Dark Souls 3 in mano, perché mi manca, perché se fosse una run mi farebbe piacere giocarlo, ma sono conscio del fatto che non posso ricominciare il plus e ricominciare a collezionarmi le orecchie di merda per farmi quel cazzo di patto, quindi Orecchie di merda. devo finire di collezionare le orecchie per quel patto in quella run, in quel plus. Fatto quello, ricomincio da capo il plus per raccogliere tutti gli anelli che ci sono in giro, perché il mio obiettivo ovviamente ormai è il platino. Ovvio che Dave va Praticamente. già, se non erro, sul 3. Sì. Mentre Senti, io ho tu il sull'1 platino. e tu sull'1 non ce l'hai, mi pare. Vediamo, a te ti manca il finale, la conquista del fuoco. Mi manca il finale, mi manca sì il finale. Sì, che vabbè, te lo fai con quest'ultima run che devi completare con l'altro. Ti No, manca non è lo stemma nereide, che non è. con quella che ho quella è completata già. Già quella è completata. Ah, sì. Cioè io la run è Vabbè, completa, devo solo farmi. no, niente, vai, vai. No, dico, e niente, devo. Mi mancano miracoli, stregonerie, Cioè, tutti i collezionabili. tutti i E poi il collezionabili, che maestro me ne dello manca uno alla spassino. fine, cioè me ne manca uno per ognuno. Quindi, Sì. super giù. E gli anelli Poi il invece me ne maestro manca qualcuno dei in più. gesti. Ti manca il maestro dei gesti Me ne manca uno, quello veramente me ne manca uno. Me ne manca uno solo, che che so anche sono qual è. nelle. Qual è? Se non erro è quello là della prima luna, della luna, quello dei Ah, guerrieri della luna, e allora tutto viene da sé. se non erro. Le lame della luna oscura. È la me della luna oscura. Ah, Cura, a cura. a cura. Io nel 3 sono al Vai New Game Plus ragazzi. 4, ma mi manca solo l'anima dei mortacci per andare Dei in mortaci. 5, in New Game Plus 5. Dice Testimone, però beh, sì, ma il 3, ripeto, cioè giocare la run in sé è pure divertente, cioè molto divertente giocare nel 3. Infatti non ho mai capito quale dei due, se l'1 o il 3 è il mio preferito, Tre proprio sinceramente. bello completo, c'è cioè un sacco di roba. Sì, il 3 è bello forte, cioè bello bello bello, mi piace tanto, mi piace tanto. L'uno ha quel fascino particolare. Boh, non l'ho mai capito dei due qual è quello che mi piace di più. Perché dell'uno mi piacciono molto. È molto caratteristica la lore, le cose, eccetera. Mentre del 3 è molto ben fatto il gameplay. E anche la lore è molto bella, come sempre.
Anche il 2 per esempio ha una lore pazzesca, però nessuno ne parla mai della lore del 2. La lore del 2 a me piace, mi fa venire, quindi piace tanto Cosa? la lore. La lore del 2, dico, mi piace tantissimo a me. Sarà Forse è la inferiore. mia No, preferita. sei superiore. Forse è la mia preferita, la lore del 2. Come mai? Boh, è troppo bella, mi piace molto questo rapporto dell'umano con finalmente si vede il regno degli umani. È bello questo scontro che si ha con gli esseri umani, cosa fanno, cosa combinano gli esseri umani, cosa è successo nel regno degli umani, il tema della maledizione mi piace un sacco, a me i temi delle maledizioni mi fanno sborrare, non lo so perché, a me le maledizioni mi fanno incitare, non lo so perché. Bello, appena sento maledizione, ma subito. Anche c'era una mossa su Pokémon che è scarsissima, che è quella di maledizione, si chiama. Ma a me piaceva un sacco, mi affascinava. Ma la New Game Boh. Plus 4 è quasi il 5, è un buon risultato. Non avevo giocato a Dark Souls 1 quando ci sono arrivato, quindi magari riesco ad avanzare. Sul 3 è un buon risultato, è l'equivalente del mio New Game Plus sull'1, praticamente, del mio triplo New Game Plus sull'1. E praticamente, perché sul 3 mi pare che arrivi al... Quand'è? Fino a quando devi arrivare per arrivare a cap? Allora, se hai fatto tutto giusto per fare il platino, No, no, il ti... pla no, no, non il platino, il cap del plus. Il cap del plus. Che pensavo il platino, No, cioè avere tutti i collezionabili, cioè la variazione dei collezionabili. no, il platino mi pare che bastino 3, ne bastino 3 Il cap e non lo so, non lo conosco. Se non sbaglio sì, 3 New Game Plus per il platino, ma il mezzo. Sì. cap non lo conosco. Il cap intendo Capitan America, non lo conosco il Sì, personaggio. no. Quindi posso definirmi un esperto di Dark Souls 3? Sì, se vuoi. Cioè, in realtà ciò che ti definisce un esperto in sé per sé di Dark Souls è la forte esplorazione che fai del gioco. Perché tu puoi fare un New Game Plus, ma puoi fare una speedrun. Cioè, puoi fare benissimo che rushi le zone, ti prendi quei quattro oggetti che sai, vai al boss lo ammazzi, vai al boss lo ammazzi, vai al boss lo ammazzi, fai una boss rush praticamente. Ammazzi, ammazzi, ammazzi. Finisci il gioco, ma non so se ti puoi considerare un esperto, perché essere esperto del gioco, io per esempio, quello di cui mi posso forse considerare un esperto è Bloodborne, perché so a memoria dove si trovano gli oggetti, so a memoria com'è la mappa, so quali nemici ci sono a memoria, so tutta una serie di cose a memoria, quindi effettivamente lì posso Io più che dire altro non sono esperto di un cazzo. che... No, io in realtà non mi definisco mai esperto di qualcosa, perché non mi piace più che altro. Mi sembra come se sto già precludendo il fatto che possa esistere qualcos'altro che non conosco all'interno del gioco. Cioè, esperto con le virgolette evidenziate, perché sinceramente ancora mi sento molto nabo, dice questi, ma no, vabbè, non è che esiste solo essere esperti o nabi, c'è anche una Cioè, via di si apprende mezzo, con cioè. l'esperienza. Cioè, si Sì. diventa bravi con l'esperienza. Sì, Cioè, esatto. devi sempre giocare, devi. Perché incominci a conoscere le mosse dei boss. Sì, Cioè, alla esatto. fine. Cioè, alla fine il pro. Cos'è un pro? Pro professionale. Sono un giocatore di Dark Souls Ma professionale. professionale vuol dire che lo fai cioè che lo fai per professione, lo fai Per lavoro. per lavoro. Il Cioè, professionale, il secondo me professionista, cambia insomma. molto. Tra un giocatore, non lo so veramente, perché si divide qua in competitivo, in single Sì, player. Per esempio, un agonista. Isaac, un giocatore esperto di Isaac è una cosa, un giocatore esperto di Call of Duty è un'altra cosa. Un'altra Un cosa, esperto di certo. Call of Duty ti c'entra da migliaia di chilometri di distanza senza vedere, perché Senza, appunto sa con una prevedere le tue beretta, mosse. una Perché è beretta. bravo, perché conosce, perché per esempio in Call of Duty gioca molto nel multiplayer competitivo l'esperienza che hai fatto con gli altri giocatori. Conosci come ragiona la massa, quindi sai come prevederli, sai anche sparare a vuoto e prima o poi proiettili gli arriva, perché quello Conosci te combina stesso pure. tanti. Conosci te stesso, insomma, diventare esperti di un videogioco è molto complicato, ci vuole molto tempo. In Sono generale poche le richiedono persone abilità pro. diverse anche, Cioè, richiedono abilità diverse. un power o un ninja sono giocatori professionisti, pro, perché lo fanno per professione, lo lavorano, Sì, mi pare fanno che parte di Power squadre. addirittura precedentemente faceva l'agonista di Su Call of Duty, se non sbaglio. COD, sì. Quindi
Tutto Dark Bene, Souls, complimenti. io mi ricordo Detto tutto ciò che ho questo, Power, fatto, ho invitaci. mappato tutto Dark Souls. Dark Souls 3 almeno, forse ho mappato anche quasi tutto Dark Souls 1. Beh, devi fare Dark Souls 1 il è te... molto più semplice. Sì, Puoi farci. sia l'1, allora, sia l'1 che il 3 e Bloodborne, io li ritengo tra i più facili di mappare cerebralmente. Quello più difficile da mappare è Dark Souls 2. Ma veramente, io ci ho provato tante volte, non mi ricordo mai un cazzo. Cioè sì, me ne ricordo, poi magari tu vai nella zona e dici, ah sì, va bene così, ma di essere da fuori dal gioco, che tu mi chiedi, ah ma dov'è questa cosa? Ma zero, boh, forse mi posso sforzare, mi posso ricordare. Io di Bloodborne non so gli oggetti, cioè so dove sono gli oggetti, so dove sono i nemici, è un'altra cosa, è come sentirsi anche come camminare a casa, va praticamente, Bloodborne, camminare su Bloodborne. Dark Souls, ma perché? Perché sono tutti nati dalla stessa mente che è Miyazaki, quindi un po' il concept della mappa è sempre uguale, no? Quindi più o meno quella è. Vedi, Dark Souls 2 è tutta un'altra mappa, è tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa. Dark Souls 2 è tutta un'altra cosa, non è Dark Souls, non è prettamente Dark Souls, ha qualcosa di diverso, si vede, che non lo rende Sì. più brutto secondo me, però, non lo rende più brutto secondo me, però, ha delle evidenti magagne tecniche, questo è evidente, però anche gli altri Dark Souls hanno alcune evidenti magagne tecniche. Io memorizzo sempre Sì, tutto ma ciò non che devi vedo, usare. mi ricordo tutti i trucchi che ho imparato e che ho visto, dice Destino. E tu devi guardare, tu Tutto ciò devi che vedere dopo qualche vedi, anno. praticamente sei alla randomizer. Sì, tu devi vedere dopo un anno, tipo. Dopo qualche mese, vedi, ah, me le ricordo queste cose. Perché io Bloodborne, dopo che non lo gioco da anni, ancora me lo ricordo. Mentre gli altri Dark Souls, qualcosa ho difficoltà a ricordarmi. Magari quando lo gioco nel estemporaneo, me le ricordo le cose. E poi dopo un po' di tempo che me le scordo, me le inizio a scordare. Va bene, comunque direi anche di Sì, salutarci, sì, sì. ragazzi. Ci Salutiamo. saranno presto nuovi aggiornamenti sul canale, adesso c'è pure il link delle donazioni, condividete il verbo così diventiamo ricchi sfondati, ma proprio ricchi tantissimo, cioè, a colpi di 1 euro al mese, cazzo. Quindi dai, sono 12 euro all'anno, vorrei ricordarti. Quindi ragazzi, vi salutiamo ancora, grazie per essere stati con noi, presto nuovi aggiornamenti, cercheremo di trovare un modo per portare in live giochi da tavolo a distanza oppure in presenza. Niente, vi vogliamo tanto tanto bene, speriamo che siate buoni con gli altri, perché a Natale siete tutti più buoni, ricordo. Vabbè, Vero, Matt? sì, ma è Santo Stefano, quindi sti cazzi. Allora, Quindi possiamo essere cattivi. sì, va bene, è passato il giorno in cui essere buoni. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Andate tutti a fanculo. No, vabbè, buona serata, No, ragazzi. dai. Vi ricordo sempre, vi spammo ancora, anche se il bot ha straspammato queste cose, però ve le spammo ancora, ve le spammo. Vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri Alla social, prossima, ciao, magari dice testimone, ciao alla anche a te. prossima, testimone. Vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri social, potete andare sulla nostra bio, c'è il link di Linktree che vi reindirizzerà su Telegram, su YouTube, su Instagram, tutte queste tante cose belle. Video, live scorse che non ci sono più su Twitch, sono scadute, però rimangono su YouTube, sul nostro canale delle live, ovviamente. Alla casa di riposo, come dice HP7 Sax. Se volete seguirci, se vi sono piaciuti i nostri contenuti, avremo questo piacere sicuramente di vedervi i nostri seguaci. Se vi siamo piaciuti tantissimo, vi sono piaciuti tantissimi i nostri contenuti, vi invito a iscrivervi. Vi ricordo che il Prime è a gratis. Se collegate il vostro account Amazon Prime a quello di Twitch, avrete Twitch Prime, col quale vi potrete abbonare una volta al mese, a un canale di vostra scelta gratuitamente a livello 1. E niente, ragazzi. Ci vediamo naturalmente domani, al solito orario, alle 21:30, mentre come sapete oggi è sabato è dalle 5 alle 7, ogni sabato è così per il nostro canale, e ci vediamo domani. Ciao!
con Just Chatting. Che succede domani? Con un altro Just Chatting come ogni domenica. Con il Just Chatting della domenica. Ragazzi, gli auguriamo un buon proseguimento di serata dal castello infestato, da Dave. E da C2 Met. Buonanotte, ragazzi. Buonasera. Ricordate. Ricordate. Niente, una cosa di secondo, perdono. Is your fate. Yes.